collaborazione con Bulensiel in via Lose 7 a Beinasco. Botalla dal 1947, tradizione casearia. Euroconnection, collegamenti di sistemi, Alessolo. Buon pomeriggio con le telecamere di GRP e Fatti di Sport. Siamo al Bocciodromo di Perosa Argentina, Torino, per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Europa tra la Perosina Bulensiel e il Trata Slovenia. L'incontro di andata si era chiuso sul risultato di Traca 11, Perosina 11. Parte la prima prova, staffetta, che vede impegnato Micheletti e Bernic per la Perosina, Cocchet e Procar per la Trata. È partita Bernic, colpisce ancora Bernic, terza bocciata per lui, colpita, è già in vantaggio di una mezza corsia, dal cambio a Micheletti, colpisce anche Micheletti, fallisce dall'altra parte il Trata, colpisce Micheletti, ancora Micheletti, colpisce anche lui 4 su 4, mentre vediamo dall'altra parte i giocatori del Trata, fallisce dopo 50 secondi di gioco, il vantaggio è di 10 a 5 per la Perosina. Colpisce Cocchet, ancora Cocchet, e dal cambio a Procar, colpisce Procar, colpisce la sua seconda, nettamente più lenta la corsa degli sloveni. Dopo 1 minuto e 30 di gioco il risultato è di 18-11 per la Perosina. Colpisce ancora Bernic, dal cambio a Micheletti, colpisce Micheletti, fino a questo momento infallibili, colpisce Micheletti, terza bocciata di Micheletti del suo turno, fallisce adesso la sua prima bocciata dal cambio Bernic, che colpisce. 2 minuti di gioco, 23 a 15 a favore della Perosina. Colpisce ancora Bernic, colpisce nel cambio a Micheletti, mentre dall'altra parte Cocchet sbaglia ancora, colpisce Cocchet, colpisce, colpisce dal cambio a Procar, Procar che fallisce. 3 minuti di gioco, risultato 32-19, sbaglia ancora Procar, nettamente ormai preso una corsia, quasi ormai due le corsie, ed è Micheletti per la Perosina, fallisce anche Micheletti, comunque il risultato è 36-21 a suo favore, 1 minuto e 30 al termine, colpisce Bernic, ancora Bernic, Bernic, sono 40 a 24. Bernic, Micheletti, perfetta, ancora Micheletti, 1 minuto al termine, 43 a 24. Dice ancora Micheletti, sua quarta bocciata per Micheletti, dal cambio a Bernic. Colpisce Bernic,
che ha preso due corsie. Corre in modo incredibile l'atleta della Perosina Boulenciel, in splendida forma. Quando mancano 30 secondi al termine, 50 a 28 per la Perosina Boulenciel. Anche Micheletti, fortissimo, colpisce ancora dal cambio a Bernic. 30 secondi al termine, colpisce Leo Bernic. Ultima bocciata per Leo Bernic. Il risultato finisce 55 a 30 a favore della Perosina Boulenciel sulla tratta Slovenia. Quindi primi due punti a favore della Perosina Boulenciel. Sta per partire il secondo turno di gioco, che vede nel gioco inquadrato il numero 1, il tiro combinato, che vede per il Trata, vede Premium contro Melignano nel campo adiacente, Vear per il Trata contro Carrera. Nel tiro di precisione campo numero 1 saranno in campo Beakovic per quanto riguarda la Perosina e Mozzina per il Tatam. Parte il tiro di precisione numero 1, Beakovic, che vediamo in bocciata per la Perosina Boulenciel, compisce la boccia da un punto. Mozzina per il Trata colpisce la boccia da un punto, uno pari. Beakovic per la Perosina sul pallino da due punti, lo colpisce, 3-1. La bocciata viene dichiarata nulla perché ha colpito il tappeto, quindi si resta sull'uno pari. Parte Mozzina per il Trata sul pallino da due punti, lo colpisce e si porta sul 3-1. Beakovic per la Perosina sulla boccia da 5 punti tra i due ostacoli, colpisce ma carambola sull'ostacolo rosso, bocciata nulla, 3-1 per il Trata. Parte Mozin sulla boccia da 5 punti per il Trata, colpisce ma carambola anche lui sulla boccia destra dell'ostacolo, bocciata ancora nulla, quindi 3-1. Beakovic sul pallino da tre punti tra i due ostacoli, colpisce e si porta sul 4-3. Parte Mozin sul pallino da tre punti, colpisce l'ostacolo rosso, nulla, sempre 4-3 per la Perosina. Beakovic per la Perosina sulla boccia da quattro punti, la colpisce e si porta sull'8-3. Mozzina per il Trata sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla destra, fallisce l'ostacolo e rimane sul 3-8. Beakovic, boccia da 4 punti, inversione di ostacolo, la fallisce e sta sull'8-3. Mozin per il Trata sulla boccia da 4 punti in versione di ostacolo, la colpisce e si porta sul 7-8. Mozin per il Trata sulla boccia da 3 punti, ostacolo pallino, la fallisce e rimane sul 7-11. Beakovic sulla boccia da 4 punti, la colpisce e si porta 15-7. Mozzina sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, colpisce anche l'ostacolo rosso e rimane fermo sul 7-15.
boccia da tre punti, ostacolo alla destra, colpisce entrambi, quindi rimane fermo sul 7-15. Beakovic per la Perosina sulla boccia da tre punti, ostacolo alla sua sinistra, la colpisce ma carambola sull'ostacolo rosso e rimane fermo sul 15-7. Mozzine per il Trata con la boccia a tre punti, ultima possibilità per rimanere agganciato al ferruglio, ne sbaglia completamente, rimane fermo sul 7-15, di fatto perde già l'incontro prima della boccia giù pallino. Ultima bocciata per Beakovic sul pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta a 20. Ultima bocciata per Mozzina sul pallino da 5 punti, la colpisce e si porta a 12, quindi l'incontro termina col vantaggio della Perosina per 20-12, risultato parziale dell'incontro Perosina 4, Trata 0. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulenciel, l'avvenire è già nelle tue mani. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Quali sono le patologie più ricorrenti per un giocatore di bocce? Le patologie più ricorrenti nel giocatore di bocce sono, riguardano le articolazioni del ginocchio, l'articolazione del tratto lombosacrale, l'articolazione della spalla, articolazione anche della caviglia per traumi distorsivi e poi ci sono delle sofferenze patologiche che possono essere causate da microtraumi ripetuti come le tendiniti, o lesioni meniscali oppure lesioni discali della colonna vertebrale oppure anche microtraumi che possono generare delle calcificazioni al di sotto del tallone che sono le spine calcaneari. Euro Connection, via Arduino Casale 67A, Lessolo, Torino. Ditta che opera nel settore della produzione e assemblaggio di cablaggi elettrici, oltre alla realizzazione di quadri comando e controllo dell'automazione industriale. La batteria nel canavese è Unibat. Batterie per tutte le applicazioni. In via Fratelli Berra 23B ad Ozegna. Torniamo sul campo numero 1 nel combinato dove premio in questo momento in accosto, risultato è 5-4 a favore della Perosina che schiera Melignano. Premio riesce a entrare nel cerchio. Va in bocciata per la Perosina Melignano, la colpisce. Ancora premono per il Trata che va in accosto, combinato numero 1, boccia che riesce, sta per un pelo forse nel cerchio. Ancora premono in accosto dopo il precedente accosto finito fuori dal cerchio. Questa volta la boccia gli rimane corta. Ancora
premio in accosto, ultima sulla boccia delle quattro, anche questa non entra nel cerchio, tre bocce fallite su quattro. Va imbocciata Luca Milignano per la Perosina e la colpisce. Ancora Luca Milignano imbocciata e la colpisce e si porta sull'8-5, ancora una boccia in mano. Luca Milignano ancora imbocciata, la colpisce e si porta sul 9-5 il termine della terza mano. Nel campo accanto, nel combinato, sul 7 pari nella terza mano, Vear per il Trata che va imbocciata nel combinato, la vola. Carrera nel suo ultimo costo nel terzo gioco del combinato. Rientra nel cerchio e al termine della prima mano, al termine della terza mano, si porta in vantaggio per 9-7. Beh, Ferruglio sul pallino da due punti lo fallisce e rimane sullo 0-3. Sofronieschi sulla boccia da 5 punti fallita. Ferruglio per la Perosina sulla boccia da 5 punti. La colpisce e si porta in vantaggio per 5-3. Sofronieschi per il Trata sul pallino da 3 punti tra i due ostacoli. Colpisce l'ostacolo e rimane fermo sul 3-5. Ferruglio sul pallino da 3 punti tra i due ostacoli, colpisce l'ostacolo, nulla di fatto, 5-3. Sofronieschi per il Trata sulla boccia da 4 punti, ostacolo alla destra, colpisce ostacolo e bersaglio, bocciata nulla, 3-5. Ferruglio sulla boccia da 4 punti la fallisce, 5-3. Trata sulla boccia da 4 punti, la fallisce e rimane sul 3-5. Ferruglio sulla boccia da 4 punti in versione di ostacolo non va fuori dalla sede, colpisce, quindi bocciata nulla e rimane fermo sul 5-3. Colpisce il giocatore del Trata la boccia da 3 punti e si porta sul 6-5. Ferruglio sulla boccia da 3 punti la colpisce e si porta sull'8-6. Sofronieschi sulla boccia da 4 punti, tappata rossa, fallisce la bocciata e resta fermo sul 6-8. Ferruglio sulla boccia da 4 punti la colpisce e si porta sul 12-6. Sofronieschi sulla boccia da 3 punti, ostacolo alla destra, colpisce ostacolo e bersaglio, nulla, 12-6 per la Perosina. Ferruglio sulla boccia da 3 punti la vola e rimane fermo sul 12-6. Ferruglio sulla boccia da 3 punti la colpisce, si porta sul 15-6 e di fatto si aggiudica l'incontro. Giocatore del Trata, ultima bocciata per Ferruglio sul pallino da 5 punti. Ferruglio sul pallino da 5 punti lo colpisce e si porta sul 20-6 e si aggiudica l'incontro.
quindi parziale Perosina 6, Trata 0. Melignano che va imbocciata nel combinato numero 1, sesta mano in corso in vantaggio per 12-10. Premono per il Trata in accosto. Il costo che riesce. Luca Melignano in accosto, in bocciata, scusate, colpisce e si porta sul 14-11. Ancora Melignano in bocciata, colpisce e si porta sul 15-11. Ancora Luca Melignano in bocciata, la sua ultima delle quattro, colpisce e si porta sul 16-11 al termine della sesta mano. Sul costo di premio per la traca va in bocciata Melignano, la colpisce e si porta sul 19-14. Ancora premio in accosto. Sta nel cerchio e va in bocciata Melignano. Melignano in bocciata, la colpisce. Mente 15. Va in costo premium. Il costo che riesce. Melignano Luca in bocciata, colpisce e si porta sul 21-16. Ancora in accosto premium per il Trata. Ancora un accosto che riesce, si porta sul 21-17. Va in bocciata Melignano, la colpisce e si porta sul 22-17 e si aggiudica l'incontro, quindi parziale dell'incontro Perosina 8, Trata 0. Ultima mano in corso per il combinato tra Carrera e Real. Carrera in vantaggio per 21-19 che in questo momento va in accosto. Accosto che riesce, molto bella. Per il Trata bocciata, la fallisce. Ancora Bear in bocciata, la colpisce e si porta sul 20-22. Paolo Carrera in accosto per la Perosina Bolensiel. Accosto che gli scappa lungo, ancora Paolo Carrera in accosto alla sua terza boccia, accosto che non riesce neanche questo. Ancora Paolo Carrera in accosto con la sua ultima boccia, decisiva per non mettere in gioco l'avversario. Gli scappa di nuovo lunga, quindi ferma la sua gara a 22-20 per Bear con due bocce in mano. Pallino per Bear del Trata.
per cercare di raggiungere Paolo Carrera. Lo colpisce, quindi si porta sul 22 pari quando ha ancora una boccia a disposizione. Vear sulla boccia che potrebbe sancire la sua vittoria o il pareggio. Parte Vear, la colpisce, quindi si aggiudica l'incontro. Vear del Trata per 23-22 su Paolo Carrera della Perosina Boulanciel, quindi parziale dell'incontro Perosina Boulanciel 8 Trata 2. Valerio Remino. Da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nel ginocchio, quali patologie riscontriamo? Nel ginocchio riscontriamo le patologie più gravi, che sono delle patologie causate da traumi distorsivi, cioè quando avviene una torsione del ginocchio. Questo può causare delle lesioni legamentose sia al legamento collaterale mediale che al legamento collaterale esterno e anche ai legamenti crociati. Poi ci sono anche altre patologie che sono patologie da usura e quindi sono delle patologie anche degenerative che possono interessare i menischi, sia il menisco mediale che il menisco esterno, oppure un gesto ripetuto e continuo come nel gioco delle bocce può causare delle tendiniti sia del tendine rotuleo che del tendine del quadricipite. Quale potrebbe essere la prevenzione? La prevenzione è molto importante, perché come dico, prevenire è meglio che curare. È molto importante la preparazione fisica per la stabilità dell'articolazione del ginocchio ed è determinante avere un buon tono muscolare della fascia muscolare del muscolo quadricipite. Questo è per prevenire anche patologie come possono essere tendiniti della zampa d'oca o tendiniti dei muscoli flessori della gamba, quindi posteriormente al ginocchio. Risultato di Perosina 8 Trata 2, comincia il primo tiro di progressivo che vede in campo Micheletti per la Perosina e Coccoli per il Trata. Partiti, Micheletti colpisce subito la prima boccia, colpisce anche la seconda, mentre ne colpisce una Coccoli, in vantaggio di corsa Micheletti, colpisce ancora Coccoli, colpisce Micheletti, colpisce Coccoli, colpisce ancora Micheletti e si porta sul 6-4.
7-5. Andiamo a Cagli e colpisce ancora Micheletti, che li colpisce, si porta sul 7-9, leggermente in ritardo sulla corsa, fallisce adesso la bocciata, quindi 10-7 a favore di Micheletti. Colpisce Cagli, colpisce Micheletti e si porta sul 12-9. Colpisce Micheletti, 13-9. Micheletti 14 in grande spolvero. Cagli fallisce la bocciata, resta fermo 10, mentre Micheletti è già 15. Cagli colpisce e si porta 11, quando sono passati 1 minuto e 40 di gioco. 12-17 per Micheletti. Colpisce ancora Micheletti e si porta a 18. Ricordiamo Micheletti, campione italiano in carica. Ancora Micheletti, colpisce anche Cagli. Ancora Cagli colpisce e si porta a 16-21. 17-22, quando sono passati 2 minuti e mezzo di gioco, 18-24. Micheletti colpisce ancora, si porta a 25. Cagli colpisce e si porta a 20. 26-20 per la Perosina. Sbaglia Cagli. Micheletti ha colpito, colpisce ancora adesso e si porta sul 28-21. Mancano 2 minuti al termine dell'incontro. 29-22 a favore della Perosina. Sbaglia adesso Cagli. Colpisce e si porta 23-31. Fallisce ancora Cagli, da segni di stanchezza. Colpisce adesso, ha quasi preso 2 corsie di vantaggio Micheletti su Cagli, quando manca 1 minuto a 20, 35-25 per la Perosina Bulancel. Micheletti colpisce inesorabilmente, 37-26. Colpisce ancora Micheletti, colpisce Cagli, si porta a 27. Micheletti è 39-29, quando mancano 50 secondi al termine. Sbaglia Cagli. Colpisce ancora Micheletti. Sbaglia Cagli. Colpisce ancora Micheletti, si porta sul 42-29. Fallisce Cagli, colpisce Micheletti, 43, 30 secondi al termine. Colpisce Micheletti, una prova superlativa. E si porta a 45. Fallisce ancora Cagli. 46, quando mancano 9 secondi al termine, 47, quindi la possibilità di tirare l'ultima boccia, la fallisce l'ultima boccia. Comunque si aggiudica l'incontro 47-31 e porta il parziale dell'incontro Perosina Bulancel 10, Trata 2. Sul risultato di Perosina 10, Trata 2, sta per prendere via il secondo tiro progressivo che vede schierate per la Perosina Vernic e per la Trata Vujanović. Parte
il secondo tiro progressivo ed è Bernic che colpisce subito. Qui c'è ancora, è già subito velocissimo nella sua corsa 3 su 3. Mentre sono due già le bocce sbagliate per il Trata, continua la marcia inesorabile di Bernic, colpisce una vera macchina da guerra di Bernic, colpisce, adesso fallisce Bernic ed è sul 6-4, 7-5 in questo momento su Vujanovic. Colpisce ancora Bernic, colpisce nettamente più veloce, colpisce e colpisce ancora. È passato 1:10, risultato di 11-9 a favore della Perosina Bulensiel. Sbaglia due bocce consecutive il giocatore del Trata mentre continua a colpire Bernic. Colpisce ancora, si porta sul 15-10. Vediamo il giocatore del Trata che adesso colpisce. Colpisce ancora. Fallisce in questo momento Bernic, 17-12 il suo vantaggio, ha già preso due corsie di vantaggio, 19-14 quando sono passati 2 minuti di gioco. Ancora Bernic che colpisce, colpisce anche Vujanovic, e ancora Bernic che colpisce, colpisce ancora e si porta sul 24-19 a 2 minuti e 30 di gioco. Colpisce ancora Bernic, ha fallito adesso Vujanovic. Colpisce Vujanovic, si porta sul 21, fallisce Leo Bernic, si riprende immediatamente, si porta sul 28-22, due corsie e mezzo di vantaggio nella corsa. Quando manca 1 minuto e 50 al termine, il vantaggio per la Perosina è di 30-24. Ancora Bernic che colpisce, si porta sul 32-26 quando mancano 1 minuto e 30 al termine. 33 per Leo Bernic, 27 per Vujanovic. Colpisce Vujanovic, colpisce Bernic. Ancora Bernic che colpisce, fallisce adesso Bernic, colpisce Vujanovic, già più lento nella corsa, 30-36, colpisce comunque Vujanovic. Leo Bernic da questa parte che si porta sul 38-32 quando mancano 50 secondi al termine dell'incontro, 39-32, 40-32, 41-32, colpiscono entrambi, 42-33, 26 secondi al termine. Colpisce Bernic, colpisce Vujanovic, colpisce Leo Bernic, in grande spolvero ancora, come sempre, colpisce, si porta a 45, mancano 9 secondi al termine, si porta sul 46, ha l'ultima boccia a disposizione,
la fallisce e quindi si aggiudica comunque l'incontro 46-37 Leo Bernic su Gojanovic. Quindi il parziale dell'incontro è Perosina Boulanger 12 Trata 2. Noi siamo divisi prevalentemente in due divisioni, una specializzata nei cablaggi per motori brushless e l'altra per quanto riguarda i cablaggi per sensoristica, quindi cavi M8 e M12. E abbiamo circa tra le due realtà una settantina di dipendenti e siamo situati in provincia di Torino, nella zona di Ivrea, quindi una zona con una profonda storia industriale e la nostra filosofia cerca di richiamare gli aspetti più fondamentali per quanto riguarda il mercato del lavoro che il territorio ha, diciamo, richiamato e ha ereditato dalla storia olivettiana. Stiamo in una fase di ampliamento aziendale, stiamo completando la realizzazione del nuovo stabilimento e il nostro obiettivo comunque è sempre quello di crescere non soltanto nel nostro territorio, quindi nel mercato italiano, ma anche nel mercato europeo e internazionale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. La preparazione fisica del giocatore di bocce, come dovrebbe essere impostata? E la preparazione fisica è importante in tutti i sport ed è importante anche nel gioco delle bocce. Fare attività all'aperto oppure fare dell'attività al chiuso, che può essere il nuoto, può essere la palestra, è importante e determinante. Se uno non riesce a concepire questa preparazione, un'altra cosa importante è quella del recupero, e il recupero avviene solamente facendo, sottoponendosi a delle sedute di massaggio. Il giocatore di bocce è impegnato nel stare tante ore in piedi, quindi a usare molto i muscoli a livello isometrico, e quindi il consiglio che do, non perché voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma perché tutti quelli che si sottopongono a sedute di massaggio poi ne trovano sempre giovamento. Nello studio di Rivoli avete il servizio di pedicure? Sì, abbiamo un servizio di pedicure curativo e diciamo che durante questo periodo, in questi anni, molti giocatori di bocce ne hanno fatto uso, perché problemi di unghie, problemi di calli sono molto ricorrenti. E ci avvaliamo anche della collaborazione di medici specifici, specialisti proprio per il trattamento delle unghie.
è iniziato il turno di gioco tradizionale. Abbiamo impegnato la coppia che schiera Pastre e Manolino per quanto riguarda la Perugina Boulanchel, mentre per il Trata viene schierato Vear e Thompson. Nel gioco a terne veniamo impegnato in questo momento Beakovic in costo, la Perosina schiera appunto Beakovic, Longo e Carrera, il Trata schiera Vujanovic, Mozam e Prekar. Nell'individuale abbiamo schierato Melignano in questo momento in bocciata per la Perosina Boulanchel, contro di lui Mozina. Ferruglio compagno di squadra Collette, per quanto riguarda il Traca schiera Munar e Premio. Ricordiamo il risultato parziale, che è Perosina Boulanchel 12, Trata 2. Hanno deciso quindi di giocare, il risultato ormai acquisito, un'ora di gioco. Vediamo adesso impegnato nella prima coppia Manolino e Pastra, contro di lui Vear e Thompson. Ultima boccia in mano in questa mano per Thompson, 5 bocce in mano per la Perosina Boulanchel. Il risultato è 3 per la Perosina, 4 per il Ratam. Punto in terra ancora per la Perosina. Manolino decide comunque di bocciare per togliere la boccia più vicino al pallino da parte dell'avversario. Manolino imbocciata sulla boccia corta, il Trata la colpisce. Ancora Manolino che va imbocciata per togliere l'ultima boccia in campo da parte degli avversari. Colpisce. E quindi sono 4 punti a favore della Perosina Boulanchel, che si porta in vantaggio per 7-4. Faletti Lorenzo, autoriparazioni e assortimento vendita auto usate in via Valperga 9 a Pertusio. Bocciofila Gaglianico in collaborazione con Botalla dal 1947, tradizione casearia, a Biella. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Birra Menabrea, fondata nel 1846, a Biella. Pasticceria Panetteria Patti, a Biella. Caseificio Garda. Bar Il Ritrovo di Locatelli Daria in via Giordano Bruno a Rivara, presso il bocciodromo comunale. Valerio Remino, da quando sei entrato nel mondo boccistico, il tuo studio di Rivoli è diventato un punto di riferimento per molti giocatori. Nella spalla, arto superiore, più usato, come lo curate? La spalla, che è molto impegnata nel gesto del giocatore di bocce, presenta molte volte delle patologie, dei microtraumi ripetuti, possono generare delle calcificazioni oppure delle capsulite, delle aderenze. Si curano con una tecnica e una metodologia moderna, che sono le onde d'urto o le onde vibranti, che servono per vascolarizzare la spalla, servono per frantumare queste micro calcificazioni
e liberare la spalla dalle aderenze, e poi si prosegue con un percorso riabilitativo di esercizi specifici per la spalla. Sadam, stampaggio acciaio a caldo, in via San Ponso 20A a Pertusio. Nuova Sarm, in via Stefano Bruda 37 a Busano. Melignano nell'individuale in vantaggio per 9-3, punto in terra, due bocce in mano, va in accosto. Due punti in terra. Melignano con la sua ultima boccia in accosto. Accosto che riesce, quindi tre punti in terra. Melignano si porta in vantaggio per 12-3 quando mancano 16 minuti al termine dell'incontro. La prima coppia che vede schierato Collette, Feruglio, Premru e Munar per l'entrata, era Munar che va in accosto, ma butta la boccia fuori dal campo. Ancora Munar che va in accosto, anche questa gli scappa fuori dal gioco. Tre su tre fuori dal campo, va imbocciata sul pallino, colpisce solo la boccia, quindi cinque bocce in mano per la Perosina Bulenciel, due bocce in mano per il Trata. Sull'ottimo accosto di Mozina, Melignano va imbocciata, colpisce, carambola anche sulla sua. Ultima boccia in accosto per Melignano. Passò il punto, una boccia in mano ancora per il Trata, quindi la possibilità di ancora fare un punto. Colpisce, fallisce, quindi la partita si termina con la vittoria di Melignano per 13-4 e il parziale è Perosina 14-2. Quando mancano due minuti al termine dell'incontro, quindi ultima mano in corso su tutti e tre i campi ancora in gioco. Nella terna vediamo Beakovic che va in accosto. Nella coppia va il giocatore del Traca sul pallino salvezza, fallisce il pallino salvezza, quindi sul 9-3 tocca la mano, non c'è più possibilità di recupero. Quindi si aggiudica l'incontro la Perosina, che si porta sul punteggio di 16-2. Vediamo Beakovic che va imbocciata, la colpisce. Mancano 24 secondi al termine dell'incontro. Va imbocciata. E finisce l'incontro anche a terme col risultato di 7-0 a favore della Perosina Bulenciel, quindi risultato parziale dell'incontro 18-2. Finisce anche l'incontro della seconda coppia che vede schierata Pastre e Manolino contro Veare e Thompson con risultato di 8-7 per la Perosina, che quindi si aggiudica l'incontro per 20-2.
Vediamo adesso i risultati completi di giornata per vedere quali saranno le quattro squadre che accederanno alle semifinali e finali di Chieri del 9 e 10 giugno. Col risultato di Perosina Bulensiel 20, Trata 2 ed il passaggio alle semifinali della Perosina Bulensiel, con le telecamere di GRP e Fatti di Sport vi diamo appuntamento alle semifinali e finali di Chieri 9 e 10 giugno. Collaborazione con Bulensiel in via Lose 7 a Beinasco. Potalla, dal 1947, tradizione casearia. Euroconnection, collegamenti di sistemi, Alessolo.